Ciao fiorellini! Ciao fiorelline! Adesso ho visto un altro video che mi hanno richiesto e spero che lo guardate dall'inizio alla fine. Comunque iscrivetevi e cliccate la campanellina e così mi supportate. Ciao! Dopo la sigla! Ciao fiorelline, sono ritornata dopo la sigla. Allora, mi hanno chiesto, voi sapete che io sono 4 anni che faccio la YouTube e un commento, non mi ricordo come si chiama, vabbè, te lo sai perché se mi segui lo sai, voleva sapere cosa è cambiato da una persona comune che non ti conosceva nessuno a una persona pubblica, cosa mi è cambiato. Adesso vi racconto, prima di tutto vi racconto com'era la mia vita prima di fare video e dopo vi racconto com'è diventata la mia vita come personaggio pubblico. Sembra una cosa molto positiva di entrare in personaggio pubblico, ma cioè cosa positiva e cosa negativa. Allora vi racconto, io prima di diventare una YouTuber, io ero una testimone di Geova prima e facevo sempre video da sola, mi scancellavo come avevo raccontato su un video e mi parlavano tutti, tutte le persone. Poi mi sono allontanata da quella regione, ho cambiato paese perché Gabbetti mi aveva venduto casa, non me l'aveva fatta comprare, Civita, sono dovuta venire a abitare qua, ho trovato questa casa che mi ha accettato per i cani, perché se non accettavano i cani io non ci venivo, ho cambiato pure paese perché nessuno mi voleva accettare i miei cani e a me non mi piace né abbandonarli, perché l'ho preso tutti abbandonati, e specialmente pure nel canile non mi piace a mandare i cani nel canile, pure se me l'avevano consigliato. Io sono venuta qua a abitare, tutti mi parlavano, qua c'era un bar, mi salutavano, tutto quanto. Ci sono persone che non mi guardavano in faccia, per esempio persone che non mi, prima da diventare un personaggio pubblico, sono persone che non mi parlavano, persone che mi parlavano che ora non mi parlano più, persone che prima non mi si calcolavano per niente, adesso mi si calcolano, e non è tanto, facevo una vita più privata, non mi conosceva nessuno, non mi guardava nessuno, non mi calcolava nessuno, e perciò era così la mia vita prima di diventare una persona pubblica, di diventare una YouTuber. E io ho iniziato a fare questi video, ho iniziato a fare i video, e ero timida come era mia sorella che avete visto, perché io sono timida, poi mettendosi davanti una fotocamera, non mai fatto, lo facevo per me, però io sapevo che quel video che avrei registrato sarebbe andato su YouTube e perciò ero un po' agitata, robe così, ho deciso da fare questo percorso, provare a fare questo percorso, perché qua non conoscevo nessuno, ci avevo tante amiche, le andavo a trovare e poi non essendo più di quella religione mi annoiavo e mi sono messa a fare questi video. Avevo i capelli rossi, non così, ma erano rossi diverso, e
ero una tutta truccata, tutta cosa così, però non ero me stessa, tanto ora non fa caldo, non mi trucco, mi trucco solo per fare i video e basta, perché fa troppo caldo. E insomma niente, io mi sono messa a fare questi video, ci sono state persone che mi hanno scritto: oddio, perché fai, c'hai depressione? Come mai senti sola, vado da psicologo, vado qua, vado là, non dico il nome di quella persona. E perciò facevo: no, a me perché mi piace a parlare, per esempio a me mi piace tanto a parlare, per me è un grande sfogo, perché in un periodo non da psicologo mi ha detto: guarda, devi trovare un hobby, pure se qualcuno mi dice questo non è un hobby adatto per me, fece sì, per me è super adatto, perché io parlo, io con chi mi vuole guardare mi guarda, chi mi vuole commentare mi commenta, però vi dico: commentatemi cose belle, perché sennò YouTube mi blocca, non sono io, pure se ci sono persone che se la vivono con me, ma non sono io. E insomma niente, io prima non mi si calcolava nessuno, non mi guardava nessuno, e dopo vabbè sono iniziata a fare i video. Qua dove abito io c'era un bar che mi parlavano. Quando ho iniziato era una, 2 anni che facevo la YouTube, ma sono 4 anni, 2 o 3 anni mi sa erano che facevo la YouTube, e entravo su questo bar perché sono troppo brava e non dico il nome del bar perché dopo è una brutta pubblicità per il bar, perché essendo una persona pubblica, io se avrei un bar e mi entrerebbe una persona pubblica che ti potrebbe portare clienti, io la tratterei così, perché le persone pubbliche possono portare clienti. Io ero andata alla parrucchiera e mi stava chiedendo in ginocchio da riandarci, perché stavano andando persone che mi seguono per conoscere, per incontrarmi, e adesso fa malissimo con la parrucchiera, mi dispiace per lei, però a me non mi piaceva come li faceva. Insomma, questo bar non mi serve, e io dentro di me ho pensato: forse non mi serve perché c'hanno da fa. E le prime volte io aspettavo ore, non mi servivano, e poi quando entravo mi guardavano un po' storto e poi facevano e parlavano. Una volta dovevo andare a prendere la granita a mia figlia, sono entrata dentro e non c'era nessuno, ci stavo solo io, non c'era nessuno di cliente, e ci stavano 3 persone dietro il bancone a lavorare, ci stavo solo io e ci stavano persone sedute che non erano già state servite. E ho aspettato un'ora e non mi veniva nessuno. A un certo punto tra loro dicevano: no, servirà tu, no, servirà tu, no, servirà tu. Io non la voglio servire perché è antipatica, lei è diventata famosa, allora antipatica. Perciò io vi ho detto: vabbè, non mi volete servire, non mi vedete più. E non ci sono andata più in questo bar, vado a Civita, non vado più in questo bar. E poi ci sono persone che prima non mi si calcolavano, mo mi stanno sempre a guardare, non ho più la mia privacy, io sono felice perché l'ho deciso io, l'ho scelto io a fare questa cosa. Però i negozi che non mi servono per sto motivo, per me sono persone matte, perché se io, come ho detto, avevo un negozio, io questa persona che veniva da me, facevo la parrucchiera, non so, c'avevo un bar, io l'avrei trattata bene. Per esempio c'è un panificio qua che mi tratta così perché sa che sono una persona pubblica. Cioè, dove ho comprato la tinta, per esempio,
dovete vedere quanto entro dentro, come mi trattano. Perché io dopo faccio video, facendo video, dico negozio, dico la parrucchiera, dico negozio di bar, dico ristorante. Per esempio, quando andavo al cinese, quello era super felice che andavo a registrare. Qua c'è un negozio che si chiama Urrà, ve lo dico come si chiama, Urrà, non sapeva sulle cose che io vi ho deciso che non ci ho mai registrato. Non ho mai registrato, non ho mai fatto le foto su questo negozio Urrà. L'ho fatto su Eurospin e qualche volta a Todis, però io prima di fare le foto glielo chiedo al negozio se io lo posso fare, però adesso non le faccio più, lì non ci vado quasi mai. E mi ha scocciato un po' sta cosa, che pure questi giorni ho letto bene cosa c'era scritto. Prima non c'era che non potevi fare le foto, non puoi fare video. Quando ha girato la voce che lì mi conoscevano, perché pur tempo ti conoscono chi sei, perché più anni passano, più video girano, più le voci girano, perché io ce l'ho i fan qua dove abito io, ci sta un quello che prende la mondezza, come si chiama, uno spazzino, ci sta uno spazzino che pulisce le strade e poi c'è un altro spazzino che porta via la mondezza. Lo sanno che io sono una persona pubblica. Poi ci sono delle persone che passano davanti casa proprio per far vedere, per vantarsi da con gli altri amici, non ti sono orecchie mie, perché io mi metto dentro il giardino e ho dentro la macchina, non teso. Una volta per esempio stavo dentro la macchina e non mi ricordo che stavo a rispondere a voi, mi sembra stavo a rispondere a qualcuno di voi, e stavo dentro la macchina a rispondere, che ero andata a camminare, perché tante volte mi scrivete la sera, io non me ne accorgo, e me ne accorgo dopo che sono andata a camminare, e mi metto dentro la macchina e rispondo. E ci stava un gruppetto di signore e una faceva: ah, ecco, mo vi po', parlava forte, mo vi porto dove abita Roberta Fiorellino. E quello hanno detto: sì, ma come fa a sapere? Una persona pubblica, come fa a sapere? Sì, io lo so, perché ho visto un video un po', quelli lì di casa, ho visto quale casa è. Ho sbagliato, mi hanno detto da fare sta cosa. Vabbè, tanto ormai lo sanno tutti, tu abito. Poi chi mi incontra lo sa. E insomma, niente, ha detto: qua abita Roberta Fiorellino. E poi fa, sta dentro la macchina. Io mi sono girata, io ho sorriso. Tutti quanti a guardarmi. Poi io, vabbè, sono vergognosa. Poi, per esempio, quando mi metto, poche volte mi metto fuori il giardino, perché seduta, perché le zanzare me se mangiano, non posso andare neanche fuori il giardino, perché le zanzare mi fanno una strage sulle gambe, specialmente. E io ho un balcone lì, mi mettevo lì a modificare i video, non posso modificarli perché proprio le zanzare me se mangiano. E io sto lì seduta e vedo le persone che dicono: ah, questa è casa di Fiorellino, vedi, però non mi vedono perché io ho il telone verde davanti, li vedo solo io, loro non mi vedono se sto seduta, se sto in piedi o se sto sopra l'atrio mi vedono, ma se io sto per il cancello, che ho due muretti, che ho le scale che vanno a destra e a sinistra, non mi vede nessuno. Io tante volte mi metto seduta lì per passare tempo, per, che ne so, lì c'è un po' all'ombra, perché prima c'era il pino, ora non c'è più il pino, e perciò tante volte mi metto seduta lì mentre sto fuori con i cani, robe così. E insomma, vabbè, mo' poi quando vado a camminare
ci sono persone che mi fissano, se no ci sono persone che mi vengono appresso, persone che passano due volte con la macchina, però io, o se no ci sta pure persone che non credono che io sono una persona pubblica. Una volta c'è una figlia che ha fatto una bambina e mi ha detto: mamma, vai là al sindacato che devo prendere appunto la fila per lei. Però siccome dove abito io ci sono due sindacati, io mi sono sbagliata, non sono andata al sindacato che doveva andare mia figlia, ma sono messa seduta e ci stavano delle persone che dicevano: ma sai, si stavano vantando, lo sai che qua, qua nel paese nostro c'è una che è famosa, che fa video su YouTube, si chiama Roberta Fiorentino. E allora ha fatto: ah, mi piacerebbe tanto conoscerla, però non penso, è famosa, lei non si fa vedere mai da nessuna parte. C'è stata una signora che rideva, no? Perché si vede, mi aveva riconosciuto. E io ho detto: vabbè, sono io, Roberta Fiorentino, mi conosce, ecco, sto qua. Questa qua invece ha detto: oh, che bello, sei semplice, stai in mezzo a noi. Quella ha detto: no, tu non sei Roberta Fiorentino, noi siamo i carabinieri e siccome tu ti stai spacciando per lei, siamo i carabinieri e così chiamano lei e ti fanno la denuncia. Ho detto: vabbè, chiamali, a me non mi interessa, io so che sono io. Non è perché mo io sono semplice, non so io. Allora la signora fa: guarda, è veramente Roberta Fiorentino. Non la offendo, perché se tu chiami i carabinieri, noi siamo i suoi fan e tu passi in macelli, perché lei basta che apre il telefonino e ti fa vedere che lei che fa video. E insomma quella è rimasta male, tutte le volte che mi vedi non già fa guardarmi in faccia. Perché io sono una persona semplice, mi piace stare in mezzo alle persone e perciò non pensano che veramente sono io. Se però la posta mi conosce poi, perché io ho fatto il conto corrente lì, prima avevo fatto posta pay, però con la posta pay non si poteva prendere i soldi da YouTube perché vengono da New York, mi sembra, e con la posta pay sono in Italia e a me mi serviva una cosa con posta, banco posta, infatti ciò che c'è sta la cosa come la banca che puoi prendere i soldi pure dall'estero, i vaglia, robe così, e questi mi conoscono, lo sanno che io sono una YouTube, addirittura una perché per Covid non me l'hanno portato il pacco di Shea qua e sono andata a prendere la posta e ho detto: perché non me lo portate a casa, no? Perché per Covid ho fatto: ma io abito dentro una villa, non è che sono contadino, pure se lui me lo lascia di fuori, dopo vado io un secondo tempo, basta che mi suona e quando va via io esco fuori, non è che c'è questa qua, qua. Quando stavo uscì ha detto: ah sì, abita le case popolari, una poveraccia, non è una persona che... Allora un'altra gli fa: ma che stai a dire? È una persona pubblica, lo sai che è una persona pubblica? Perché c'è il conto corrente qua, lo sai che una volta sono venuti da New York i soldi. Ciao, ci stanno persone che a me mi ritengono povera, mi ritengono che non è vero che io sono una persona pubblica perché parlo. Insomma, ci stanno un po' cose belle e cose brutte, perché cose belle poi non sai chi ti si avvicina, se ti avvicina perché vuole stare vicino a te, per esempio pure i parenti, gli amici. Per esempio c'è un parente che abita a Civita, che erano anni che non mi salutava e mi ha salutato. Perché mi ha salutato? Perché boh, ormai
sanno che io sono così, io quello lì non mi parla, ma sono prima che facevo YouTube, prima che facevo la YouTube non mi parlava. Adesso mi ha cercato di salutarmi. O se no ci sono persone che mi incontravano, mi snobbavano, neanche mi guardavano in faccia. Adesso, ciao Roberta, come stai? Ti vedo sempre sul video. Allora cosa pensi? Pensi solo che ti salutano perché sei una persona conosciuta. Comunque, quando fai queste cose non sai le persone veramente se ti vogliono bene o non ti vogliono bene. Vogliono diventare amiche tue perché solamente perché sono vogliono essere amiche tue o no? Ci sono state amiche che prima erano amiche, adesso non mi parlano perché faccio la YouTube. Ci sono state persone che non mi parlavano, adesso mi parlano perché faccio la YouTube. Perciò è bello fare la YouTube perché è una cosa che mi piace. A me piace registrare, mi piace parlare, mi piace rispondervi a voi sotto, mi piace tutte queste cose, però vado con piedi di piombo con le persone che si avvicinano con me per vedere se veramente fanno perché vogliono essere amiche mie o no, o parenti o no. Io adesso ho un'amica, però lei penso che è un'amica vera, però non lo so, le altre persone come sono. E va bene, io adesso vi posso lasciare perché passano 21 minuti, spero che vi è piaciuta questa conversazione che vi ho fatto e come mi è cambiata la vita, mi è cambiata moltissimo. Persone che mi parlavano non mi parlano più, persone che mi parlavano non mi parlano, non mi salutano, ma sì, c'ho più persone che mi salutano, c'ho più persone che mi parlano, adesso più tempo passa, però c'è per esempio questo bar dove abito io che è un bar grandissimo, che a me non mi serve, perché io faccio la YouTuber, non c'è senso. Sono parenti che si sono allontanati. E la grande invidia che hanno nei miei confronti, non faccio nome, però se lo guarda lo sa che mi sto parlando. E poi fanno pure commenti con profili falsi, perché io riconosco, mi dispiace per loro, riconosco le persone che mi scrivono e che le conosco. E vabbè, è una cosa bella perché ci state voi che mi fate commenti belli, ma è una cosa brutta perché pure ci sono persone che mi hanno fermato in questi anni che mi vogliono nominare perché faccio la YouTube o se no sono andata a un centro commerciale di Civita, mi hanno detto fai schifo, sei illusa che tu diventerai famosa, sei illusa che le persone ti seguono, i video tuoi fanno schifo, io non gli ho dato considerazione a queste persone. E poi ci sono persone che una volta, vabbè, mi è successa una cosa bellissima e purtroppo non mi è successo più. Una mi ha scritto che gli piacevano i miei video trucco e sta, penso, dove il paese dove abito io, sono super felice che mi ha scritto queste cose. Però mi è successo pure qua, prima del virus, mi sa, è successo, che uno ha scritto, mi ha minacciato a me e soprattutto a mio marito, che è invalido, non lo so, minacciare una persona con un compagno è invalido perché la moglie fa i video e non dà fastidio a nessuno, non è logico sta cosa. Ah, poi ci sono persone che, siccome io ho una macchina vecchia, perché mi posso permettere solo una macchina di 15 anni, stavo a Civita, passavo e ho fatto, ma è famosa, ma perché non si fa una macchina più bella? Beh, pure se guadagni dei soldi, e mi piacerebbe
tenere questa macchina, io andrei uguale, non è che sono una persona pubblica, oppure se guadagnerai tanti soldi, il centro c'è da sfoggiare, per esempio i miei soldi, no, io rimarrei sempre, sempre piedi per terra, sempre così. O se no, non deso, perché non sta in affitto e non si compra casa adesso che è famosa? Perché io non ho soldi per comprarmi una casa. Prendo 70 euro ogni 6 mesi. Che ti compri una casa con 70 euro ogni 6 mesi? Posso comprarmi un paio di scarpe, posso comprarmi qualche vestito su Shein. Basta, finito. Dopo devo aspettare altri 6-7 mesi. Perciò io spero che mi crescerà il canale, che inizierò a guadagnare un po' di più, pure per aiutare a pagare le bollette a Guerrino, per comprarmi le cose per me, sistemare tante cose di pagamenti che dovrei fare, che con una pensione non ci riesco, però non ho soldi per comprarmi una casa, non ho soldi per comprarmi una macchina nuova. Però non è che mi muoio proprio di fame, perché mio marito prende la pensione e viviamo con quella, poi 70 euro ogni 6 mesi, 7 mesi, non è che ci faccio più di tanto, più perché mi piace a registrare, a parlare con voi e queste cose così. E mi piace essere una persona pubblica, non per vantarmi, ma perché mi piace che mi guardate i video, io vi condivido le cose che faccio io, sono rimasta con i piedi per terra e non che sempre, perché sono una persona pubblica. Pure io non me lo sento, tante volte non mi sento sono una persona pubblica, tante volte mi guardo una persona e faccio perché mi guardano? Poi dopo penso, ah mi guardano, forse mi hanno visto su YouTube, perché io non mi ritengo una persona pubblica, non mi ritengo né famosa, né una persona pubblica, mi ritengo Roberta Fioramonti di 4 anni fa, mi ritengo una persona normale. Spero che guadagnerò, spero che crescerò sempre più il canale, e perché io spero che diventerò famosa un giorno, sarò contenta, però io rimarrò sempre così, perché io il mio carattere è così. Non penso che cambierò, forse se inizierò a guadagnare di più andrò da una parrucchiera invece di farmi capire da sola, forse andrò dalle stiliste che mi devo fare sopracciglia, questa vabbè ci posso andare adesso perché 5 euro, mi comprerò vestiti più carini, riuscirò a comprarmi fornelli nuovi, robe così, però rimarrò sempre la Roberta di adesso, sempre come ero prima e come sono adesso, sono uguale. Io adesso vi lascio e ciao, prossimo video. Ciao fiorellini, fiorellini, ciao, buonanotte.